Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi lunedì 13 febbraio. Il varesino Attilio Fontana continuerà a governare la Lombardia anche nei prossimi 5 anni. Questo l'esito della tornata elettorale che si è conclusa questo pomeriggio. I dati definitivi saranno disponibili solo in serata e li troverete su prealpina.it, ma il vantaggio di Fontana, accreditato di circa il 50% dei consensi, appare irrecuperabile per Pierfrancesco Maiorino, attualmente secondo, e ancor di più per Letizia Moratti e Mara Ghidorzi. Andiamo a sentire le interviste raccolte dai nostri inviati a Milano. Voglio sottolineare come sia stata sicuramente una vittoria di squadra, una vittoria che è stata portata avanti in maniera coesa, con grande determinazione, una vittoria che è andata a toccare tutti i territori, è andata a toccare tutta un grande dialogo che si è avuto con tutti i componenti di questa grande regione. Una vittoria che sinceramente ha sottolineato la concretezza dell'attività che noi abbiamo portato avanti in questi anni. Sono molto soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di essere in grado di affrontare anche momenti estremamente difficili e complicati, come la risposta che sempre è stata data è stata una risposta che ha affondato le sue ragioni nel cercare di aiutare, di essere vicini alla gente e di dare delle risposte che, ribadisco, sono state concrete. Sicuramente l'aspetto che deve indurre a qualche valutazione è stato l'astensionismo che dovrà essere valutato con attenzione. Fino ad oggi purtroppo si è sempre parlato di questo problema, ma si è fatto molto poco. Io credo che da questa legislatura si debba, almeno da parte mia, dovrà essere una particolare attenzione per cercare di capire perché questo si verifichi, per cercare di coinvolgere ancora di più i cittadini nelle scelte che dovranno essere fatte. Le elezioni pare che siano state disattese da moltissimi giovani, soprattutto anche al primo voto, eppure nelle loro canzoni, nel loro modo di esprimersi, hanno dimostrato grande attenzione ai temi politici e sociali. Cosa non ha fatto la politica e che cosa ha sbagliato la comunicazione con i giovani? Ma guardi, la comunicazione sicuramente in queste elezioni è stata abbastanza carente. Io ho trovato anche persone non giovani che neppure sapevano che ci fossero le elezioni, qualcuno che dobbiamo rivolgerci a tutti. I giovani bisogna cercare di coinvolgerli maggiormente, le ripeto, non si deve continuare a delegittimare, ma bisogna far capire ai giovani che la loro presenza e la loro partecipazione, anzi attiva, è un valore aggiunto, non deve essere letto come è qualcosa di non importante. Allora, grazie davvero, lo dico da qui, a tutte le elettrici, a tutti gli elettori che ci hanno sostenuto, che hanno creduto in noi, nella nostra scommessa politica. Evidentemente il risultato è netto, inequivocabile. Siamo di fronte a una vittoria della destra in Lombardia, di un'altra vittoria della destra in Lombardia netta. Ho telefonato al presidente Fontana, complimentandomi con lui, come è giusto e doveroso fare in una situazione di questo tipo, in un contesto di questo genere. È chiaro che non aver avuto un leader a livello nazionale non ci ha aiutato, questo è ovvio. Penso che siamo un caso studio a livello internazionale per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante delle elezioni regionali rilevanti come quelle della Lombardia e credo anche come quelle del Lazio. E ci spostiamo ora alla cronaca. È stato identificato l'uomo ucciso da un colpo di pistola nei boschi di Castelveccana, omicidio per il quale è stato indagato un carabiniere. Il servizio di Massimiliano Martini con le immagini di Agenzia Blitz. È stato identificato l'uomo ucciso nei boschi di Castelveccana, nei pressi delle cascate della Froda, dove è stato trovato venerdì scorso con un proiettile nella schiena.
Si tratta di un cittadino marocchino di 34 anni, Rashid Nashat, irregolare nel territorio nazionale, dove è entrato con modalità e in tempi non accertati. In Italia vive anche il fratello, immigrato regolare. Nel pomeriggio di martedì 14 febbraio all'Istituto di Medicina Legale di Varese sarà effettuata l'autopsia sul corpo del giovane, un esame decisivo per accertare le responsabilità dell'omicidio. Si potrà infatti verificare se il colpo di pistola sia partito da un'arma in dotazione ai carabinieri. Unico indagato, infatti, è un militare della compagnia di Luino che nello stesso pomeriggio di venerdì, durante un'operazione contro lo spaccio di droga nei boschi, ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco, convinto di trovarsi di fronte a persone armate. Anche oggi i poliziotti della squadra mobile della scientifica hanno effettuato un sopralluogo nella zona per cercare eventuali armi nascoste e ricostruire la dinamica dei fatti. I carabinieri di Verbania hanno diffuso l'audio della drammatica richiesta d'aiuto del fidanzato della ragazza segregata in una camera di casa a Stresa dal padre. Ascoltiamolo insieme. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, i carabinieri qua di Verbania. Buongiorno, io ho chiamato alla comune e loro mi hanno detto che chiama 12. Mi aiuti per favore una cosa? Come? Per favore mi aiuti una cosa? Mia ragazza abita a Stresa, io abito a Milano. Suo padre ha lasciato una camera e lei è già fuori porta da 3 giorni fa. Prima io non lo sapevo che è successo. Oggi suo fratello ha chiamato a me, dice questo problema che lei è dentro camera 3 giorni, anche senza mangiare, senza bagno, niente. Suo padre ha fatto fuori casa, camera, ed ha chiuso la porta 3 giorni fa. Anche per lì sono vicino a suo padre, niente, un attimo per favore. Un cittadino italiano di 48 anni, domiciliato nel cantone di Ginevra, è morto durante la serata di domenica all'ospedale universitario di Losanna, dove era ricoverato a seguito di un incidente subacqueo. Sabato pomeriggio, verso le 15, l'uomo, per cause da accertare, aveva perso conoscenza durante un'immersione nel lago ghiacciato di Tanay, a circa 1400 metri di quota, nel comune di Vouvry. Si trattava di un'uscita organizzata da un circolo di immersione sotto ghiaccio. Proprio grazie al rapido intervento degli altri partecipanti, è stato possibile estrarlo dal lago. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Dopo il primo soccorso effettuato sul posto, l'uomo è stato trasferito a bordo di un elicottero al centro ospedaliero universitario di Losanna. Qui, il giorno seguente, ne è stata dichiarata la morte. Sull'accaduto ha aperto un'inchiesta la magistratura svizzera. Un quarantenne svizzero è stato denunciato per essere stato l'autore dell'incendio che da venerdì sta mandando in fumo i boschi di Monte Ossolano. Ha dunque matrice colposa il vasto rogo di Domodossola, con i carabinieri forestali che hanno scoperto il responsabile. Si tratta appunto del quarantenne svizzero residente a Losanna che venerdì in tarda mattinata aveva allestito un braciere all'interno di un bidone metallico per prepararsi il pranzo all'esterno della sua baita in località Croppo di Monte Ossolano. A causa del clima particolarmente secco, le scintille prodotte dall'accensione delle fiamme si sono però velocemente riversate nei prati circostanti, avviando così l'incendio. Il cavalcavia Boesio a Laveno Mombello non verrà demolito. Resterà in piedi per decisione della soprintendenza e del Ministero per i beni culturali. Ma i mezzi pesanti non potranno percorrerlo, almeno fino al completamento degli accertamenti tecnici sugli eventuali pericoli per la circolazione. È stato infatti istituito, per motivi di sicurezza, un temporaneo divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. Niente furgoni, quindi, né camion né pullman sul cavalcavia, per un periodo di tempo che non è ancora stato determinato. E ora lo sport, partendo dal basket. L'ottima ma perdente prova di Varese contro Milano induce all'ottimismo in vista del match di mercoledì contro Pesaro, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il servizio di Giuseppe Sciascia con le immagini di Agenzia Blitz. L'Open Giammetti si arrende al strapotere fisico di Milano nel derby numero 187, ma si prende comunque gli applausi dei 4.847 paganti di Masnago, record stagionale sulle tribune a sostegno della formazione di Matt Brasi. L'Olimpia fa valere la sua felicità con i muscoli di Davis e una zona 3-2 molto ben eseguita che toglie ritmo alla distanza all'attacco di Varese, 4 su 18 da 3 dopo 7 su 18 dei primi 20 minuti, chiude sul 45 pari e alla fine fa valere la profondità della sua panchina in una versione
definitiva con la quale si giocherà la Coppa Italia da favorita. Varese comunque gioca una partita gagliarda, tiene testa per lunghi tratti al strapotere fisico dell'Olimpia e viene punita oltre misura da uno scarto che non rende merito all'impegno profuso, nonostante una serata poco felice di Markel Brown, condizionato dal terzo fallo precoce e autore di una gara balisticamente sterile, sono i 6 punti con 2 su 9 al tiro. Il campionato va in archivio con Varese che si è mangiata 4 dei 6 punti di vantaggio in chiave playoff rispetto alla fine del girone d'andata, ma fa il pieno comunque di certezze in vista della Coppa Italia, che la vedrà protagonista da mercoledì a Torino. La sfida contro Pesaro, l'altra rivelazione, l'altra intrusa del tabellone delle Final Eight, proporrà alla vincente il passaggio in semifinale contro la vincente di Milano-Brescia. C'è dunque la possibilità di una rivincita sul campo neutro del Palalpitour del derby di domenica Masnago. E ora la pallavolo. Mercoledì alle 19 l'UIBA Busto Arsizio ospiterà il TAI Istanbul in Coppa CEV nella gara di ritorno dopo aver perso 3-0 quella di andata. Ci racconta tutto Samantha Pini con le immagini dell'agenzia Publifoto. Morale alto e tanta fiducia per l'UIBA in questo periodo caratterizzato dall'alternanza tra campionato e CEV Cup. La squadra di Marco Musso è reduce da una convincente vittoria in 3-7 contro Vallefoglia, un successo che conferma le farfalle all'ottavo posto, l'ultimo utile per entrare nella griglia dei playoff, senza purtroppo regalare nulla di più a Busto Arsizio, poco aiutato dai risultati degli altri campi, dove Bergamo e Firenze hanno vinto contro pronostico. Altro step decisivo sarà lo scontro diretto con la formazione aerobica in programma domenica alle 19:30 proprio alla Ework Arena. Ma prima c'è un appuntamento ancora più importante per l'UIBA, il ritorno dei playoff di CEV Cup contro il TAI Istanbul, in programma mercoledì alle ore 19. Il prolungamento dello stop alle competizioni in Turchia ha portato a disputare la gara a campi invertiti e dunque ancora sul Taraflex di Viale Gabardi, a porte aperte, senza strumenti di tifo, ma un'occasione d'oro da sfruttare per provare a ribaltare lo 0-3 dell'andata, contando sul fattore Ework Arena. Le farfalle dovranno vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsi il passaggio ai quarti al Golden Set. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it tornerà domani sempre alle 19. Buona serata!